L'assemblea di oggi era l'assemblea che riportava tutti i soci della cooperativa di Canneto a discutere della grave situazione che l'ha vista interessata, l'ha coinvolta dopo l'indagine di circa un mese fa e che quindi deve necessariamente rinnovare la governance e riportare all'interno della cantina un momento di analisi, di riflessione e anche di rilancio e di analisi più dettagliata di tutto quello che sta succedendo. Abbiamo una presenza molto alta di soci, superiamo gli 80 soci presenti su 125, quindi siamo contenti della grande partecipazione che attesta anche la volontà di conoscere, di far parte di questo momento delicato, ma di anche ripartire della cooperativa nominando un nuovo consiglio di amministrazione. Poi si riunirà subito dopo il CDA eletto, il CDA nominerà al suo interno presidente e i vicepresidenti come da statuto. Io sono portato il saluto del mio comune perché la cantina si trova nel mio comune, porta anche il nome del mio comune, ma anche dai 40 sindaci con cui hanno condiviso con me un documento di sostegno sì al territorio e a tutto il territorio vitivinicolo e ai soci e ai dipendenti della cantina, perché vorremmo che la cantina continuasse, però anche, abbiamo fatto anche delle proposte che gli organismi vitivinicoli ne vengono a una sui disciplinari, sulle rese, sulla filiera, sulla zonazione. Le rese devono essere abbassate per non continuare a combinare disastri di questo genere, perché poi ci sono anche quelli che sono portati appunto a fare vino, a fare carta anziché uva, insomma, e questo non deve più succedere, perciò di mettere in atto tutte quelle azioni che aiutino il territorio a rialzarsi, a rialzare i prezzi soprattutto, perché le nostre aziende hanno bisogno anche di essere remunerate nel modo adeguato, ma comunque per questo devono mettersi tutti insieme, assolutamente tutti insieme, come abbiamo fatto noi sindaci, e si spera, perché l'ottimismo ci deve essere. È una realtà del territorio molto importante questa per i soci e per i viticoltori, per il conferimento delle uve. C'è un piccolo trucco volendo per incominciare? Ridurre le rese dei DOC. Bisogna abbassare da disciplinare la resa del DOC, portarlo al massimo a 10 quintali alla perdita. Spiegami in poche parole, cioè per aumentare la qualità... Produrre meno. Ok, quindi qui cosa si è fatto? Si è prodotto di più? Molto di più. E una qualità? Addirittura a livelli che le viti non arriveranno mai a produrre la quantità che permette il disciplinare. Ridurre la quantità. E fare qualità. Allora esci da questa situazione. Quindi in stragrande maggioranza hanno espresso parere favorevole al nuovo consiglio di amministrazione. I soci credono nella loro cantina. Abbiamo fatto la nostra assemblea, tutto sommato abbiamo visto abbastanza fiducia da parte dei nostri soci, certo non di tutti, però speriamo di potercela guadagnare nel futuro, faremo del nostro meglio, siamo tutti agricoltori alla fine. E abbiamo deciso di dare un cambiamento, da adesso in poi saremo noi, diciamo così, che gestiamo, quelli che normalmente hanno i piedi per terra stavolta cercheranno di mettere anche un po' di voce, un pochettino di cuore nella gestione della cantina. È importante resistere perché potremmo qualificarci come qualità ed è quello che vorremmo fare, lo dicono un po' tutti, è il mantra di questo territorio che purtroppo ha subito tantissimi danni negli ultimi anni. Ce la metteremo tutta, è un lavoro molto difficile, la strada è in salita, la squadra è una bella squadra, coesa. Speriamo di riuscire a fare qualcosa di buono. Se avete dell'uva buona venite pure qui, noi cerchiamo di fare del buon vino e anche di venderlo, perché poi la necessità è quella lì.